tre volte oggi. Giorno tre volte. Come i giorni che hanno separato Gesù dalla morte alla vittoria. Buongiorno a tutti da me e dal. Il titolo a me. Apostolo Reverendo Ministro Mario Marchionne. Buongiorno. Qualche istante per le connessioni. Eccoli che cominciano. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ah, io devo cosare qui, aspetta. Prendi il link. Vado sulla tua pagina, no? Vai sulla mia pagina, condividi, fatelo anche voi. Andate sulla pagina, no, no, andate, ci siete già, se mi state sentendo. Condividi e potete poi condividerlo sulla vostra pagina. Buongiorno a tutti, buona Pasqua. Chiedevo prima a Mario, si può dire, no? Buona Pasqua. Buona Pasqua è biblica, quindi, sai, sul Natale ci possono essere problemi biblici. Ah, No, buona ma Pasqua. anche la pa sai, Anche sai la Walter, Pasqua. che in inglese, sai che in inglese noi abbiamo un gran problema, perché in inglese si dice Easter Easter, e i religionisti dicono che Easter proviene da Ishtar, che era una dea siriana, Astarte, Astarte, sì. e quindi non si può dire Easter, bisogna dire qualcos'altro. Vabbè, ma noi questo problema non ce l'abbiamo e quindi buona Pasqua. Buona Pasqua. Eccoci, ok. Allora, share. Buongiorno davvero, buongiorno a tutti. Anche se siamo rinchiusi, la vita di Gesù non può stare rinchiusa. E quindi vogliamo vivere proprio nella gioia. Soprattutto, dicevo prima con Mario, mentre abbiamo avuto 2 minuti prima di iniziare la diretta, la cosa più importante è che Gesù sia nel mezzo. Amen. Non una dottrina, non la dottrina della grazia, non noi, non una teoria, non una moda, una persona viva. Oggi noi celebriamo una persona viva. Quando io ho conosciuto Gesù, la prima rivelazione che ho avuto era che è vivo, è veramente vivo. Non è vivo come a volte noi utilizziamo, no, delle metafore per parlare. Questa non è una metafora, Gesù è vivo, davvero, è vivo adesso. E lui è l'unico mediatore di cui abbiamo bisogno. E questa è la cosa più bella perché possiamo correre in ogni momento a lui, trovarlo vivo, trovarlo accogliente, trovarlo pieno di grazia e di verità, dice Giovanni. Sei d'accordo, Mario? È l'unica cosa che conta, come tu sai, per me è Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza coloranti aggiunti, senza diluenti, senza olio di palma, soltanto Gesù, puramente Gesù. Se tutto quanto non è basato su Gesù, se parliamo di come possiamo migliorarci, di come possiamo diventare più bravi, quello lì non ha a che vedere con Gesù. Gesù Cristo è l'unica ragione della nostra vita. E oggi come oggi, gioite, perché come diceva Walter, Gesù Cristo è vivo. Alleluia. Anzi, Sapete io una cosa? direi di. Sapete una cosa? Se cercate bene, le ossa di Maometto le trovate. Se cercate bene, le ossa di Confucio le trovate. Se cercate bene, trovate quelle di Buddha, quelle di Frank Sinatra, quelle dei vari papi, quelle di tutti quanti. Le ossa le trovate, ma potete cercare quanto volete, le ossa di Gesù Cristo le trovate. Amen. Amen. Ieri ho messo un post di auguri. Alla fine noi celebriamo una tomba vuota che ha permesso oggi noi un cuore e una vita piena. Lui Amen. ha lasciato la tomba per venire a vivere dentro di noi. E diceva Mario, l'unica via. Vogliamo fare un momento di lode, Mario, in questo Sì. giorno? Stiamo parlando di lui che non è una via, ma che è la via. La via. Eccoci.
Amen. Alleluia. Tu sei qui, ti muovi in mezzo a noi. Adoro te. Adoro te. Tu sei qui per guidare i passi. Adoro te, tu sei qui per trasformare ogni vita. Adoro te, adoro te, tu sei qui per compiere miracoli. Adoro te. Adoro te, Gesù, tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nell'oscurità, Gesù, questo sei per me. Tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nell'oscurità, tu sei, questo sei per me. Tu sei qui per toccare ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui per guarire ogni ferita. Adoro te, adoro te. Tu sei qui spezzare ogni catena. Adoro te, adoro te. Tu sei qui per portare libertà. Adoro te, adoro te. Gesù, tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nell'oscurità, Gesù, questo sei per me. Tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nell'oscurità, Gesù, questo sei per me. Oh, tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nell'oscurità, Gesù, questo sei per me. Tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nell'oscurità, Gesù, questo sei per me. Alleluia, Signore, tu sei la luce nell'oscurità. Sei vivo. Thank you, Jesus. Sei la grazia. Alleluia. Noi in questo giorno celebriamo non una data, una ricorrenza religiosa, ma un evento che ha cambiato il nostro destino eterno. Ed è la tua resurrezione, la tua vittoria. Tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nell'oscurità, Gesù. Questo sei per me. Tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nell'oscurità, Gesù. Questo sei per me. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore. Ho
standomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, e io dichiaro Gesù nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore. Lui è morto per me, al posto mio risuscitò, ritornerà la sua chiesa, la mia, saremo con lui l'eternità. Lui è morto per me, al posto mio risuscitò, ritornerà la sua chiesa, la mia, saremo con lui per l'eternità. Tu sei re, sei re Gesù, tu sei re Gesù. A te leviamo i nostri cuori, a te leviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. A te leviamo i nostri cuori, a te leviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Tu sei re Gesù. Te leviamo i nostri cuori, a te leviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Dalla tua stanza, là dove sei, grida alleluia! Alleluia! Lui è veramente risorto. Amen. Alleluia. Che bello. Alleluia. Che bello. Grazie Walter. Grazie a Dio. Questa mattina ci sono un sacco di cose meravigliose, speciali, ma meravigliose. E vogliamo anche rispondere a alcune domande che ci sono state fatte. Perché è vero, Mario, la volta scorsa non siamo neanche riusciti a rispondere a tutti, perché c'è talmente tanta fame. Non è vero che non c'è fame di Dio in Italia, nel mondo, c'è una fame disperata quasi, che ha bisogno di speranza e ha bisogno però di una risposta, ma di una risposta vera. Sai perché? Perché le persone non sono stupide e sanno distinguere il pane dalla paglia e il pane dalle pietre. E quando le persone sentono un Dio che magari la religione ha anche trasmesso nella loro vita, no? Ma che nel profondo del tuo cuore senti che c'è qualcosa che non torna, purtroppo cercheranno risposte altrove.
La responsabilità della Chiesa è quella di indicare Lui, non di indicare se stessa. Perché noi diciamo che non è la Chiesa che salva, poi però non è che ci crediamo davvero tanto, no? Allora, questa mattina vogliamo rispondere a alcune domande. Mario, se mi permetti, io vorrei iniziare da una domanda che ha fatto un fratello. Poi ti do spazio, voglio dare spazio a Mario perché ha delle cose troppo belle stamani. Mi prendo solo due piccoli spazi, uno all'inizio e uno alla fine. Ma questa è una domanda che viene fatta spesso, so che è stata fatta anche a te da un fratello, Mario, e è questa: ma se noi siamo nel nuovo patto, come Mario giustamente insegna, il nuovo patto inizia dalla morte e dalla risurrezione di Gesù, quando viene inaugurato un testamento nuovo, perché allora dovremmo predicare dal Vecchio Testamento? Perché dovremmo prendere, io ad esempio predico spesso dal Vecchio Testamento, Mario, so anche te, perché dovremmo, allora non è che torniamo nella legge, se io predico dal Levitico, se io predico da Esodo, se io predico da Giosuè, non è che torno nel Vecchio Testamento, perché noi dobbiamo predicare il nuovo? No, la risposta è no. A tutti voi che hanno fatto questa domanda e al fratello che l'ha fatta a Mario, la risposta è no. Anzi, ti dirò di più, io posso predicare dal nuovo e predicare dal nuovo il Vecchio Patto, perché posso prendere scritture dal Nuovo Testamento e adattarle alla mentalità pre-croce. Oppure posso prendere passi del Vecchio Testamento e leggerli con la mentalità del dopo croce, anche perché Dio è sempre stato un Dio di grazia. È stato un tempo diverso, è stata una dispensazione diversa. Ma Dio è un Dio di grazia dall'eternità, la sua natura è grazia. Non è che era un Dio di legge nel Vecchio Testamento e poi è diventato buono nel Nuovo perché è venuto Gesù a calmare in qualche modo un Dio arrabbiato. Non è così, assolutamente. Anzi, Gesù in Luca 24, con i discepoli di Emmaus, ha insegnato le cose che lo riguardavano, quindi le cose nuove, partendo da Mosè e dai profeti. E voglio farti un esempio, se mi permetti Mario brevemente, voglio farti un esempio di come si può predicare il nuovo che è adombrato nel vecchio. Un passo, ad esempio, che si trova nel secondo libro dei Re, ed è un miracolo di Eliseo, secondo libro dei Re, capitolo 6, ok? È un miracolo strano. Noi sappiamo che Eliseo ha avuto la doppia porzione, no, di spirito di Elia. Ancora oggi nella Chiesa ci sono persone che passano un sacco di tempo a pregare per la doppia porzione, quando invece Giovanni ha detto che Gesù dona lo spirito senza porzione, senza misura, e lo dona di continuo. Quindi non chiede la doppia porzione. Il motivo per cui Eliseo ha avuto una doppia porzione è che Elia gli disse: se mi vedi quando ti sarò tolto, tutto quello che chiederai ti sarà dato. Ti ricordi, Mario, no? Sì. E Eliseo cominciò a tenere gli occhi su Elia, aspettando, perché dice: io mi volto un attimo e lui mi viene portato via. Ma perché avrebbe ricevuto ogni cosa se avesse visto Elia quando gli veniva tolto? Perché Elia era un tipo di profeta di giudizio in un momento particolare di Israele. Infatti quasi tutti i miracoli di Elia sono miracoli di giudizio, mentre i miracoli di Eliseo, che sono il doppio, ecco perché la doppia porzione, sono miracoli quasi tutti di grazia, tranne uno, perché deriva ancora da una mentalità di discepolato con Elia. Perché se mi vedi quando ti sarò tolto? Perché Elia rappresenta il profeta del giudizio. Quando tu vedi con i tuoi occhi che il giudizio è stato tolto per mezzo di Cristo, puoi avvicinarti a Signore. Chiedere, Giovanni dice nella prima lettera, quello che tu vuoi e ti sarà dato, ovviamente, secondo il cuore di Dio, certamente. Ma in questo miracolo particolare è scritto così. Ti faccio un esempio di come si può predicare il nuovo dal vecchio. È scritto così al verso 1. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo: ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Molto bella questa parola. Questa parola raduniamo in ebraico è yashab. Yashab non vuol dire solo radunarsi, ma vuol dire sedersi. E nell'antichità, in presenza di un profeta o di un padre, stavano seduti i figli. Già vedi che è cambiata l'aria. Quindi immagina un'assemblea, a Pentecoste tutti erano seduti, erano riuniti nello stesso luogo, nella sala alta con Gesù, erano seduti, mentre Israele, ai piedi del Monte Sinai, erano in piedi, perché i servi stavano in piedi, i figli invece stanno seduti alla tavola.
Questa è un, può essere una figura della Chiesa, ok? Poi dice, lasciaci andare fino al Giordano, ciascuno di noi prenderà una trave, bellissima, questa parola trave, korah, indica un asse di legno e ci costruiamo un locale dove possiamo radunarci. La Chiesa non si fa come si fa un club. La Chiesa è formata da tutti coloro che hanno preso, hanno creduto che su una trave, su due travi meglio, il Figlio di Dio ha pagato il prezzo per la nostra vita ed è risorto dalla morte. Okay. Ognuno di noi che ha la rivelazione della croce nel cuore è una parte della Chiesa che viene costruita da Cristo e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Poi dice, Eliseo rispose, andate. Uno di loro disse, ti prego, vieni anche tu con noi, tu con i tuoi servi. E Eliseo rispose, verrò. Perché? Beh, Eliseo è un'ombra in questo caso di Gesù, tant'è vero che la parola Elisha è simile a Yeshua, solo che al posto di El, che è Dio, c'è Yahweh, ma è la parola simile. Gesù ha detto, senza di me non potete fare nulla, tu non puoi fare la Chiesa senza Gesù. Non puoi fare come quella chiesa che aveva Gesù che bussava fuori e diceva se mi aprite la porta io entrerò. Quella lettera è scritta a una chiesa e spesso la chiesa è così. Siamo tutti dentro, intenti a fare la chiesa, ma il signore della chiesa è fuori che bussa e dice scusate, posso entrare? Così andò con loro. Quando giunsero, attento qui, quando giunsero al Giordano si misero a tagliar legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare, ah mio signore, l'avevo presa in prestito. L'uomo di Dio disse dove è caduta. Quello gli indicò il luogo e allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Che miracolo strano, è molto strano. In realtà qui c'è un'ombra della salvezza che è meravigliosa. Questa scura rappresenta la nostra vita. Questo servo di Eliseo dice... L'avevo presa in prestito. La vita è un dono che Dio ci ha dato e che noi amministriamo come qualcosa che Lui ci ha donato. Ma a motivo del peccato, la natura di peccato ha preso l'uomo. Davide dice nel peccato mi ha concepito mia madre e come il ferro non può galleggiare nell'acqua, la nostra vita non può galleggiare davanti alla parola di Dio che è rappresentata dall'acqua. Andiamo a fondo. La parola di Dio è talmente perfetta, è talmente alta che la nostra natura di peccato nella quale nasciamo in Adamo va a fondo. Noi siamo nati a fondo, perduti, ma un legno è stato gettato dentro la parola di Dio per redimere la legge, per riscattarci dalla legge. E cosa accade? Che quando questo pezzo di legno va nell'acqua, la scure si stacca dal fondo e inizia a galleggiare come il legno. Perché? Perché quando io ho creduto in quel legno, nell'opera finale di Cristo alla croce, io ho preso la sua natura. Apparentemente sono ancora ferro, apparentemente ancora invecchio, ancora cado in alcune difficoltà, però la mia vera natura è quella oggi di galleggiare. Io oggi non sono più sul fondo dei miei peccati, perché un legno, una croce, si è talmente identificata con me che ha fatto sì che anche se apparentemente io sono ancora ferro, quello di prima, io oggi galleggio e sono salvato. Ecco un'ombra di come quasi tutti i passi del Vecchio Testamento sono buoni per predicare l'unica vera buona notizia che è la croce e l'opera finita di Cristo. Amen. Amen. Grazie Walter, gloria a Dio, bellissimo. Bellissimo. Ok, adesso una domanda che mi è stata fatta è questa. Però, fratello Giovanni, Giovanni, prima lettera, dice al versetto 9 del primo capitolo, se confessiamo i nostri peccati, eccetera, eccetera. Allora, vanno confessati? E questa è diciamo il versetto più classico con il quale viene contestato il perdono eterno. Il perdono eterno che dice che i tuoi peccati passati, presenti e futuri sono stati inchiodati sulla croce una volta per sempre e riscattati, pagati attraverso il sangue versato di Cristo, perché senza il versamento di sangue non c'è perdono dei peccati, e quindi attraverso quel versamento di sangue fatto una volta per sempre, tutti i tuoi peccati sono stati perdonati. E allora
i religionisti vanno sempre a puntare il dito su questa, su questo versetto che appunto leggiamo, dice 9, se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ok, prima di tutto una piccola domandina: quanta iniquità c'è dentro di te, cristiano? Perché se non sbaglio 2 Corinzi 5, 21 dice che colui che... No, devo stare attento a come lo faccio, perché poi sì, mi dicono che è un segno degli illuminati. Sì, perché mi sembra che 2 Corinzi 5, 21 dice che colui che non conosceva peccato fu fatto peccato per noi, che noi potessimo essere la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi noi siamo la giustizia di Dio, e la lettera agli ebrei dice non mi ricorderò più, cancellerò i loro peccati e non mi ricorderò più della loro iniquità. Quindi quante iniquità c'è in te? Niente. Quindi fatti questa domanda: a chi sta parlando Giovanni? Giovanni sta parlando a un gruppo di persone che erano con loro, più avanti nella lettera dice facevano parte di noi ma adesso non sono più con noi, che si chiamavano i protognostici. In altre parole, non erano ancora gli gnostici, perché gli gnostici, il gruppo conosciuto come gnostici è venuto più tardi, mi sembra nel secondo secolo, non mi ricordo. Ma i protognostici non erano altro che la discendenza, diciamo, dei Sadducei. I Sadducei che dicevano: uno, non c'è, non c'è, il peccato non esiste; due, gli spiriti non esistono, quindi che, Gesù Cristo non è venuto nella carne, è venuto come spirito; tre, Dio non è un'entità ma è una potenza. E ragazzi, non è cambiato niente, eh? Ancora oggi che la forza sia con te. No, ancora oggi peccato, ma non dice male, ma quale peccato? Se va bene per te, non fai male a nessuno, va bene, no? Quindi non esiste il peccato, Gesù non si è incarnato, tant'è vero che più avanti nella lettera Gesù dice lo spirito dell'anticristo è proprio quello che dice che Gesù non si è incarnato. Perché? Perché sta parlando evangelisticamente, sta parlando a questo gruppo di persone non salvati. E cosa dice? Quel che era dal principio, quello che abbiamo udito, abbiamo visto, abbiamo contemplato con le nostre mani, abbiamo toccato. In altre parole, Giovanni dice: no, Gesù non era uno spirito, Gesù l'abbiamo visto, l'abbiamo udito, l'abbiamo toccato. La vita è stata manifestata, noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre, è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo affinché voi abbiate comunione con noi. In altre parole, sto parlando a qualcuno che non ha comunione con me, che sono cristiano. Quindi se tu non hai coinonia con me, che sono cristiano, amore mio, non sei cristiano. Già. E la nostra comunione è col Padre, con il Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa, perché amore mio, tu se non conosci Cristo hai una piccola misura di gioia, forse una piccola misura di felicità, ma non conosci la gioia completa. Quindi nuovamente Giovanni sta parlando a persone che non conoscono la gioia del Signore, che è la tua forza. Ora, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in lui non vi è tenebra alcuna. Dio non è la tenebra, Dio è la luce. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo, non mettiamo in pratica la verità. Perché? Perché Dio è luce. Quindi voi che camminate nelle tenebre, non mettiamo. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Cosa vuol dire? Vuol dire che Giovanni sta dicendo: venite con me nella luce, che il sangue di Gesù Cristo possa purificarci da ogni peccato. E poi dice: se diciamo di essere senza peccato, che è esattamente quello che i protognostici dicevano, il peccato non esiste, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Walter, la verità è la persona di Cristo. Se la verità non è in te, amore mio, non sei un cristiano. Se diciamo di essere senza peccato, quindi se voi dite che non avete peccato, ingannate voi stessi, la verità non è in voi. Quindi vuol dire che se dite di non avere peccato, Gesù Cristo non è in voi. Quindi voi che dite che non avete peccato, non siete cristiani. Oh, e adesso arriva il 9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati
e purificarci da ogni iniquità. Quindi, se voi andate da Gesù e fate quella cosa normale che dice: Signore, sono un peccatore, non ho via d'uscita, non ho speranza, vengo da te, tu sei la sola via d'uscita, confesso il mio peccato, confesso la mia natura di peccatore e ti chiedo di salvarmi, in quel momento lui ci purifica da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi, se diciamo di non aver peccato, quindi ragazzi, ai prognostici, se dite di non aver peccato, la sua parola non è in noi, quindi non siete cristiani. Il primo Giovanni 1 Giovanni 1:9 è un po' quello che io chiamo la saponetta del cristiano. Perché il cristiano cosa fa? Il cristiano si sporca, no? Si insotta e poi va da Dio e gli dice: passami un attimo la saponetta che mi do una lavata, no? Perché mi sono sporcato un attimino. Mentre invece Gesù a Pietro gli ha detto: quelli che hanno fatto il bagno non hanno bisogno di lavarsi. E tu sei già pulito, tu sei già... Quindi, ragazzi, statemi a sentire. 1 Giovanni 1:9, adesso voglio andare avanti, ma 1 Giovanni 1:9 non ha niente a che vedere con il chiedere a Dio il perdono dei peccati. Il peccato non è perdonato attraverso la tua confessione, il peccato è perdonato attraverso il versamento di sangue di Gesù Cristo fatto una volta per sempre. Anche perché, Mario, se fosse che quella richiesta di perdono perdona di volta in volta il peccato che commettiamo, direbbe: egli è fedele e giusto da purificarci quell'iniquità, non ogni iniquità. C'è solo un momento in cui noi siamo stati purificati da ogni iniquità, è quando siamo nati di nuovo. Esattamente, esattamente. Ma io, sai, Walter, io ho sentito alla televisione un predicatore con una chiesa di 5.000 persone, in televisione ogni giorno, migliaia, centinaia di migliaia di persone che lo seguono, che ha fatto questa dichiarazione. Ha detto, dice: sì, noi siamo senza peccati, sì, il Signore ci ha perdonati di tutti i peccati, però sappiamo tutti che pecchiamo ogni giorno. E allora? E allora 1 Giovanni 1:9. E allora vai da Dio e chiedigli di perdonarti. E allora cosa fa? Gesù dice: scusa papà, devo tornare un attimo sulla croce perché devo versare un altro po' di sangue perché c'è Mario che ha bisogno di perdono. Siamo impazziti, siamo totalmente impazziti. Il salario del peccato non è una sberletta sulla mano. Il salario del peccato è la morte. Qualcuno deve morire. Gesù Cristo è morto, ha pagato per il peccato. Punto e basta. Certo, è così. Andiamo avanti, ok. Poi un altro versetto che mi viene richiesto, il versetto: Signore, noi nel tuo nome abbiamo schiacciato, immagino che voleva dire scacciato, demoni, eccetera, eccetera. Andate via da me, malfattori, io non vi conosco. Punto interrogativo. In altre parole, immagino che il fratello o la sorella voglia dirmi: cosa vuol dire noi abbiamo scacciato i demoni eppure andate via da me malfattori che io non vi conosco? Vuol dire semplicemente che ci sono delle opere spirituali che possono essere compiute da persone che non sono cristiani. Ci sono guarigioni che possono essere compiute da persone cercando delle potenze che non sono le potenze di Dio. Io quando andavo in missione in Botswana c'era uno stregone che passava tutta la notte sott'acqua nell'Okavango. Loro non lo sapevano, ma dopo mi è stato spiegato che c'è un fiore particolare che galleggia sulle acque dell'Okavango, che ha uno stelo che è vuoto, è un po' come una cannuccia. E quindi gli stregoni cosa fanno? Vanno sott'acqua con questo, poi spezzano questo stelo e attraverso questo stelo riescono a respirare per tutto il tempo che vogliono. E quest'uomo qui andava lì sotto, quando usciva la mattina dopo andavano tutti in fila a farsi guarire e lo stregone li guariva. Perché? Perché ci sono delle potenze che noi non conosciamo e che il figlio di Satana si presenta come un angelo del Signore, eccetera, eccetera. Qui ci sono altre potenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando Gesù dice andate via da me, malfattori, io non vi conosco, vuol dire che questi non sono figli.
Perché l'ultima volta che ho controllato, un padre non dice a un figlio non ti conosco. Quindi se Gesù dice non ti conosco è perché queste persone non sono figli. E poi ci sono i famosi giudizi, il trono, il gran trono bianco, il trono di Cristo, 2 Corinzi 5, Matteo 25, Apocalisse 20 e 21, dove ci sono sempre, se tu vai a vedere, ci sono due gruppi di persone, perché questo è, il versetto che mi è stato citato è appunto Matteo 25. Matteo 25 dove dice, velocemente, Matteo 25 dove dice 31. Ora, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria. E ricordatevi una cosa, il trono, il giudizio, è uno, non diversi. Uno non è il trono della gloria, l'altro è il gran trono bianco, l'altro è il bima di Cristo, no, è uno, è un giudizio, uno, una volta per sempre. Ok. Allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti, tutte le genti, tutte le genti. Cosa vuol dire, Walter, tutte le genti in greco? Vuol dire tutte le genti. Vuol dire non i cristiani, non la chiesa, non, vuol dire tutto il mondo, tutti quanti, tutte le genti saranno radunati davanti a lui e lui separerà che cosa? Gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Quindi c'è una divisione, c'è una separazione che avviene quando? Avviene alla croce che divide le pecore dalle capre, perché guarda caso non ci sono capore e non ci sono pecore, o sei una pecora o sei una capra, non ci sono ibridi in mezzo, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora re di là a loro che sono alla sua destra, venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità, chi si dà l'eredità? Ai figli, venite figli benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, punto e basta, siete figli, ergo, in quanto siete figli, la vostra natura vi porta a fare che cosa? Ebbi fame, mi deste da mangiare, ebbi sete, mi deste da bere, fui forestiero, ma accogliesti. Quindi prima sei figlio e il fatto che sei figlio risulta nel frutto della tua identità, che vuol dire generosità, pace, tutti i frutti dello spirito. E andiamo avanti. E il re rispondendo, allora egli dirà a coloro che saranno a sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Chi sono questi? Chi sono i maledetti? Ragazzi, fermatevi, leggete la Bibbia, non lasciate che le dottrine baggianate religionistiche vi dicano che un cristiano possa far parte di questo gruppo. Il re ha già diviso le pecore dalle capre, sta parlando alle capre, sta dicendo andate via da me maledetti poiché ebbi fame e in funzione della vostra natura, quando io avevo fame non mi avete dato da mangiare, quando io avevo, eccetera eccetera. E allora questi risponderanno, ma quando è che l'abbiamo fatto? E lui dice, in quanto non l'avete fatto a uno di questi, l'avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne. Poi 2 Corinzi 5, Apocalisse 20, Apocalisse 21, sono sempre due gruppi di persone che uno è salvato, l'altro è no, uno è figlio, l'altro no, uno è pecora, l'altro è capra, uno è in Cristo, l'altro è in Adamo, non ci sono ibridi, non ci sono pecore che si comportano male e allora il re le prende da sto gruppo e le mette in quello, no, quando tu sei pecora, pecora sei e pecora resti. Amen. Ma proprio così, tra l'altro, mentre Mario parlavi, mi veniva in mente quel passo che tutti conosciamo in Efesini 2, dove Paolo dice eravamo per natura, non per opere, figli d'ira. È quello che dicevo prima, della scure di ferro sul fondo del Giordano, per natura. Poi ho sentito un'interpretazione che viene da una deriva assurda della grazia che si chiama universalismo, che è una deriva assurda, anche più pericolosa forse del legalismo, che dice siamo tutti automaticamente salvati, anzi nasciamo figli salvati, poi ci corrompiamo. Perché ho sentito pure sta roba, Mario, che quel passo dove dice per natura, in realtà vorrebbe dire per fioritura. Sì, perché il verbo fusio, da cui viene fusis, fisica, eravamo per natura, viene dal verbo fusio.
E qualcuno insegna che il verbo fusio non vuol dire nascere per nascita, ma vuol dire fiorire, cioè nasciamo figli, ci sciupiamo nel crescere. Ora, tanti si sciupano nel crescere. E è vero questo. Il problema, vedi, che quando si conosce poco è peggio di quando non si conosce niente. Perché il verbo fusio nel greco, e lì ti frega il greco, a differenza dell'ebraico, si trova sotto due forme. Una ha sull'omicron l'accento acuto, l'altra sull'omicron ha l'accento circonflesso. Un semplice accento, Mario, in greco, dall'accento acuto al circonflesso cambia il senso. La forma che si trova in Efesini 2, cari, non è con l'accento acuto, ma con l'accento circonflesso. E il verbo fusio, potete controllare su un vocabolario Rocci o Montanari, non vuol dire fiorire, ma vuol dire nascere, da cui viene la parola fisica. La fisica è tutto ciò che nasce. Ed eravamo per nascita figli d'ira, non per opere. Quindi l'unico modo di risolvere una nascita dall'acqua del grembo della nostra madre, che ci aveva fatto ferro sul fondo per colpa del peccato, sul fondo del fiume, è quello di rinascere dall'alto, da Dio, e prendere un'altra natura, che è quella che ci permette di galleggiare. Ma è talmente semplice, Giovanni 3 poi alla fine, no? E vedi che nella grazia di Dio tutta la Bibbia torna in maniera perfetta. Sì, sì, e invece nel religionismo c'è una confusione c'è una confusione totale, perché come fai... Un fatto dice una cosa, l'altro ne dice un'altra, poi l'altro contraddice. E sai che succede? Che questa schizofrenia, ascolta Mario, come la parola che libera, crea ordine e libertà, una parola storta crea dentro le persone una sorta di confusione, di schizofrenia. Entriamo a volte nelle chiese quasi normali, usciamo pazzi. Sì. Sì. Sì, sì, è vero, è vero. Sai quando dicevi, quando parlavi dell'accento, Walter? Senti che interessante. Salvati, salvati. Wow, è vero. La religione dice salvati, la grazia dice salvati. Ah, ma che bello. È una questione di accento. Ma sì. E cambia tutto. E quando l'accento lo metti su Gesù, it sounds good, vero Mario? Sì, e rimane al posto giusto. Sai, prima Mario hai detto una cosa, mi è venuto in mente, se mi dai 2 minuti poi ti ridò subito la parola. Vabbè. Quando parlavi di prima Giovanni 1, no? Del fatto che Dio ci perdona un po' alla volta quando chiediamo perdono. Io vi chiedo, in questo momento siete tantissimi, ascoltate, perché queste cose noi le stiamo portando dalla scrittura, non con interpretazioni strane, per quello che c'è scritto. Quello che Mario ha detto è talmente vero che si trova in un'ombra del Vecchio Testamento, se mi permettete, in Genesi, l'ultimo capitolo di Genesi, nella storia di Giuseppe, alla fine della storia di Giuseppe, in Genesi 50, dal verso 17, solo il verso 17. Ascoltate la meraviglia della grazia, la meraviglia. Allora, in Luca 7, Gesù ha detto una frase alla fine dell'episodio di quella donna che entrò in casa di, ti ricordi, no, del fariseo? Disse: a chi poco si perdona, poco ama. Sai perché nella Chiesa c'è poco amore per il Signore? Perché abbiamo insegnato un Dio che poco perdona. E a chi poco perdona, poco ama, e questo non lo dico io, lo dice il mio Signore Gesù. Ora, tenendo fermo questa verità, che ha detto la verità fatta carne, quindi Gesù è la verità e l'ha detto lui, a chi si perdona poco, poco ama, di conseguenza a chi viene... Io amo Gesù, sai perché? Perché quando io l'ho conosciuto, io ho saputo che lui aveva perdonato tutto, e questo mi ha follemente innamorato, anche se non si può dire, lo uso in senso transitivo, mi ha innamorato di lui. Ok? In Genesi 50 c'è un momento in cui Giuseppe piange. Tu mi insegni, Mario, che Giuseppe è una delle figure di Cristo. Sì. Quindi va visto come ombra di Cristo. Allora, negli ultimi 6 capitoli di Genesi, mi pare, Giuseppe piange 5 volte. La prima volta quando tiene Simeone, lo fa mettere in carcere. La seconda volta piange quando parla di Beniamino.
La terza volta piange quando si getta il collo di Beniamino. La quarta volta piange quando vede Israele, il padre. E la quinta volta, numero della grazia, ascoltate, in cui Giuseppe, Gesù, piange, è qui. Ascoltate questo verso, che rivelazione che ha. Dice, qui sono i fratelli che parlano. I fratelli che si sentivano in colpa per quello che avevano fatto e dicono così. Partiamo dal verso 15, leggiamolo dal 15 al 17. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Questo è un modo di vedere Dio. Per gli sbagli che abbiamo fatto, il Signore ce l'ha con noi e prima o poi la pagheremo con un virus mortale. Verso 16. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre prima di morire diede quest'ordine. Ascoltate il verso 18. Dite così a Giuseppe: perdona ora, sottolineate la parola ora, se avete una penna sottolineatela, perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora, e due volte la parola ora, perdona ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Gesù piange quando noi crediamo che lui ci perdoni ora. Perché quello che Giuseppe voleva è che loro credessero che lui li aveva già perdonati di tutto. Bellissimo. E questo porta lacrime a Gesù quando noi crediamo che lui ci perdona nell'ora, nel momento in cui noi chiediamo perdono del peccato di cui ci rendiamo conto e non degli altri 500 di cui non ci rendiamo conto. No, Giuseppe pianse. Quel perdona ora, lui non ci perdona ora, lui ci ha già perdonato di tutto. Bellissimo, bravo Walter, grazie. Bene, bene, gloria a Dio. E questo è meraviglioso, come anche stamattina sembra che lo Spirito Santo stia cucendo una storia, perché stiamo parlando di natura, stiamo parlando di nascita, stiamo parlando dell'ascia di ferro, la natura che affonda, stiamo parlando del fatto che i figli sono da una parte, i servi sono dall'altra, le pecore, le capre. E vorrei parlarvi velocemente della mia più grande rivelazione, che è stata probabilmente il motivo di tutte le mie pietrate ripetute, è proprio questa, e non è cambiato molto nel religionismo, perché appunto adesso vi farò vedere che sono le pietrate sono partite già dai tempi di Gesù. È la cosa che fa impazzire i religionisti, quando io dico che se sei un figlio sarai figlio per sempre, e li fa impazzire, emoji con le mani così. Sì, li fa impazzire quando io gli dico: vatti a fare una doccia fredda perché stai male, hai bisogno di calmarti un attimino. Ci sono tante dottrine, ma la parola di Dio ci porta soltanto un solido fondamento, e lo troviamo in 2 Timoteo 2,19. Il solido fondamento rimane fermo portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi, ok? In altre parole, Dio non ha bisogno di fare un paternity test, non ha bisogno di fare un esame di paternità per sapere se Walter Biancalana, Mario Marchiò, Pasquale Esposito o quello che sia gli appartiene, perché lo sa eternamente, lo sa. Questo però è un altro discorso. Lo sa, conosce i suoi figli, sa chi sono i suoi figli. Ok, adesso io vorrei fare una piccola illustrazione, vedere se riesco a farla, sulla parola Eben, che è questa, ok? Scrivo a lettere cubitali, anche se dovrebbe essere in minuscole, ok? La parola Eben, non si pronuncia Eben, ma si pronuncia Ben con la A silenziosa, viene composta da due parole, una che è
Questo qui è Tav, e questo è Alef, Alef, e questo qui è Beit, Ab. Ab, da dove viene la parola? Giusto? Nell'ebraico proto-sinaico, prima del Sinai, questo rappresentava Alep, rappresentava, era la testa di un bue, in altre parole, il capo della mandria, e questo qui era la piantina di una tenda, di una casa. Quindi il capo della casa è il padre. Ok? Poi c'è, e questo qui sono queste due parole qui, queste due lettere qua. Poi ci sono queste due. Poi c'è invece il figlio che è Beit, la stessa lettera lì, e Nun. Nun è, vuol dire, sempre nel proto-sinaico, Nun era il seme. E questa rimane la casa. Quindi il capo della casa è il padre, ma il seme della casa è il figlio. E guarda caso, questa parola Eben è la combinazione di padre e figlio. Ed è la base di tutto, perché come dice Gesù in Matteo 21:42, dice: Gesù chiese loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra angolare, la pietra più importante dell'edificio, la base di tutto. La base di tutto cos'è? È il padre e il figlio. Questa pietra è la base di tutto. Gesù dice: la pietra più importante è la base, la pietra angolare. Tu sai che la pietra angolare era quella che veniva messa per prima. Dove veniva livellata la fondazione, dove veniva orientata la casa, era la pietra più importante. Se sbagli la pietra angolare, va tutto a catafascio. E dice: questa è l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Ok, vediamo un attimino questa pietra, cos'è? Matteo 16, 18. Gesù, Matteo 16. Gesù chiede ai suoi discepoli: ma chi voi dite che io sono? Prima gli dice: chi dice la gente che io sia? E allora loro gli fanno il discorsetto, uno dei profeti, Geremia, Isaia, questo uno dei profeti. E lui dice: ma chi dite voi che io? Che io, il figlio dell'uomo, quindi Ben Adam, figlio dell'uomo, chi voi dite che io, Ben Adam, sia? Pietro, immagino che si dà una botta sulla fronte, dice: tu sei Ben Elohim, il figlio di Dio. Tu sei, perdonami, tu sei Yeshua, Ben Elohim, figlio di Dio. Tu sei Cristo, figlio di Dio. Quindi tu, Ben Adam, attraverso l'opera di Cristo, sei diventato Ben Elohim. Figlio dell'uomo, attraverso l'opera del Messia, sei diventato figlio di Dio. E Gesù dice: benedetto sei tu, Pietro, e qui devo scusarmi con i miei fratellini cattolici, romano-cattolici, perché Gesù non parlava greco e non parlava latino, quindi non ha usato la parola Petra e Petros, ma ha usato la parola Kefas e Zur. Quindi il fatto sul Pietro, la pietra, proprio non ci passa un momento. Dice: su questa pietra, quale pietra? La pietra che il figlio dell'uomo può diventare attraverso l'opera di Cristo, figlio di Dio, su questa pietra costruirò la mia chiesa. E le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Perché? Perché, amore mio, tu mi puoi dire: non sei bravo abbastanza, non credi abbastanza, non sei della razza giusta, non hai abbastanza fede, non fai, ma non potrai mai dirmi: non sei figlio abbastanza. E quindi le porte dell'inferno che rappresentano i capi dell'inferno, Satana stesso, può venirti, metterti il dito sotto il naso e accusarti di dire: tu non hai abbastanza santificazione, non hai abbastanza fede, non hai abbastanza bontà, non hai abbastanza, non sei abbastanza, non credi abbastanza. E al che tu ti giri e gli dici: sì, magari non ho abbastanza santificazione, magari non credo abbastanza, magari non prego abbastanza, magari non digiuno abbastanza.
ma figlio sono e figlio resto, perché figlio non ho bisogno di essere abbastanza, o lo sono o non lo sono. Ecco perché le porte d'inferno non prevarranno su di essa. Le porte dell'inferno prevarranno sempre su di te se tu pensi di dover in qualche modo arrivare a un certo livello di merito per poterti guadagnare quella posizione. Ma non prevarranno su di te quando tu dici: sì, hai ragione, diavoletto mio, non sono un figlio molto ubbidiente, non sono un figlio molto bravo, non sono un figlio molto santificato, ne faccio di tutti i colori, però sai una cosa? Figlio sono e figlio resto. Amen. Poi dice, Romani, sta a sentire, andiamo avanti, Romani 9,33, Romani 9,33 dice: ecco, io pongo in Sion una pietra d'intoppo, parola dal greco, Walter mi insegna, litos, e una roccia, pietra d'inciampo, quindi una litos e una pietra d'inciampo. Ma chi crede in lui, è chi è sto lui? Io pongo in Sion una pietra d'intoppo. L'ultima volta che ho controllato, una pietra d'intoppo non è un lui, è una roccia d'inciampo, non è un lui, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un qualcuno che è rappresentato da questa pietra, da questa roccia. Andiamo a vedere chi è, e lo vediamo in Isaia capitolo 8. Isaia capitolo 8 che dice: Egli, lui, Cristo, sarà una pietra d'intoppo e ben. La pietra d'intoppo è proprio la concezione del figlio che diventa, il padre che diventa figlio, il figlio che diventa padre, i due che diventano uno. Una roccia d'inciampo, sur. La roccia sulla quale la chiesa è costruita, la roccia sur, non petra, come dicono i romani cattolici, non ha niente a che vedere con Petra e Petros, è Zur e Eben, o Kefas, nel caso di Pietro, ma Eben è proprio la combinazione del figlio e del padre e del figlio, che diventano il figlio dell'uomo, che diventa figlio di Dio. E adesso guarda il motivo perché era chiamato la pietra d'inciampo, e non è cambiato niente. Giovanni 10, dal 31 al 33, e dice: i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio, per quale di queste opere mi lapidate? I giudei gli risposero dicendo: perché tu segui Walter Biancalana e Mario Marchiò, che dicono che se sei figlio sei sempre figlio, ecco perché ti lapidiamo. Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per una bestemmia, e per te che tu, che sei uomo, ti fai Dio. Ecco perché lo volevano la pietra d'inciampo. Ecco cos'è che il religionismo non riesce a capire: la roccia, la pietra d'inciampo sulla quale ci inciamperanno sempre, ci cascheranno sempre, è il fatto che se tu sei figlio, sei figlio. Il solido fondamento è la pietra più importante, la base di tutto. Sei stato condannato in Cristo, sei stato giustiziato in Cristo, sei risorto oggi in Cristo, sei stato dichiarato figlio in Cristo, la tua figliolanza è eterna con Cristo, punto e basta. Amen. Ho preso tutti gli appunti, ma questo non è, questa non so, 10 prediche. Lo so. Allora seriamente, ascolta seriamente. Io non lo so se vi rendete conto delle scemenze di quelli che parlano della grazia come il Vangelo light, a bombe come il Philadelphia light, con una pennellata rosa, ma vuol dire non aver capito veramente niente. È esattamente il contrario. È l'aver trasformato una meraviglia, una miniera di tesori così sconfinata, in una banale religione fatta di devo, non devo, e di versetti che sono l'uno in contrasto con l'altro. Dove la Bibbia diventa un bosco oscuro, intricato, che crea un intrico anche nel cervello, e che alla fine ti fa vivere veramente male, ti fa vivere e non libera. Questo libera. Tu ascolti la verità e ti libera. Potrà non tornarti con la teologia che ti hanno insegnato, ma libera. Mario, prima di passarti, lo sai, mi hai fatto venire in mente una cosa, no? Che tutta questa meraviglia che tu hai detto va poi, sfocia come un fiume nel mare, direttamente nella storia del portare frutto a Dio.
Eh sì, perché non Ma lui... porti frutto se non hai la natura dell'albero, il frutto non lo porti. Perché nelle nostre comunità, nel nome del frutto, è stato costruito un... No, e addirittura poi le persone vengono giudicate su... Ma io ho sentito delle robe di questo tipo, Mario, tanto non dico da dove, ma più o meno dove vai, vai, dalle mie parti si dice so cipolle. Beh, è ancora... Sono 2 o 3 anni che sei qui, ma non stai portando frutto. Numero uno, vorrei sapere se tu hai il fruttometro per... misurare il frutto che io sto portando e poi cosa si intende per frutto. Quando Paolo parla del frutto in Galati capitolo 5, quel frutto è qualcosa che serve affinché gli altri riconoscano Cristo in noi. La pace, l'amore, la gioia, la pazienza, la bontà, la benevolenza, la mitezza, il dominio di sé, una mente sana, sono cose che fanno sì che gli altri possano leggere la tua lettera, la tua vita come una lettera di Cristo. Il problema qual è? Che anche qui, siccome è stata tolta la grazia di mezzo, è stata rovesciata completamente quello che Dio voleva dire parlando del frutto. Vorrei farvelo vedere brevemente nella Genesi, nel capitolo della Genesi, capitolo di 18, capitolo 18. La scena è questa. Abramo si trova sotto un albero, guarda caso, dalle querce di Mamre, figura della croce, lui si trova sotto e il Signore si presenta a lui, ma si presenta in un modo particolare, sono tre personaggi. La cosa incredibile è che a un certo punto due di questi personaggi si allontanano e vanno a Sodoma. E nel capitolo successivo c'è il giudizio su Sodoma. E la Bibbia nel capitolo successivo parla di quei due come due angeli, quindi non è la Trinità che appare. E la Bibbia dice anche, mentre il Signore rimase con Abramo. Quindi di quei tre, uno era il Signore e due erano angeli. Interessante che il Signore rimane a benedire Abramo, ma non va di persona a giudicare Sodoma, manda gli angeli. Il cuore di Dio è nel benedire. E non è nel giudicare. Primo. Secondo, guardate cosa accade. Quando parla di Sara, la fede perfetta di Sara, moglie del padre della fede, la quale davanti a una promessa si mette a ridere. Non solo, ma sta anche origliando, cose che non si fanno. Non si origlia, soprattutto se è Dio che sta parlando. Nel capitolo 18, al verso... Ok, verso 11 dice: Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinali delle donne, cioè non aveva più il ciclo. Sara rise dentro di sé dicendo: Se avete una penna o un evidenziatore, sottolineate la frase di Sara, perché qui c'è il mettere a posto questa storia del frutto. Vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri? Anche il mio signore è vecchio. Ora, qual era la promessa di Dio a Abramo e Sara? Era un figlio. Il Salmo 128 mi pare dice che il frutto del grembo è un dono. E i figli sono un dono del Signore. Ok? Quindi loro stavano aspettando il frutto da Dio. Ma Sara non mette l'attenzione sul frutto, mette l'attenzione sul piacere del suo rapporto con Abramo. Buongiorno. Quindi l'attenzione di Sara non va sul frutto, ma va sulla relazione. Il frutto è la conseguenza di una relazione, non il frutto è la misura di una relazione. Amen, La amen. relazione di Sara, tanto è vero che poi Pietro in una sua lettera dirà che Sara chiamava Abramo Signore. E questa è un'ombra bellissima del rapporto tra la Chiesa e il Signore. Noi non dobbiamo preoccuparci del frutto, noi dobbiamo preoccuparci del piacere della nostra relazione con Gesù. Questo piacere, chiaramente, a cui si riferisce Sara, è il piacere fisico, perché c'erano dei problemi per cui probabilmente lei avrebbe avuto difficoltà a provarlo, vista l'età del marito, ma a parte questo. Ma noi dobbiamo trasportarlo nel senso profondo delle cose. Sara si preoccupava non tanto del frutto del figlio che avrebbe dovuto generare, ma del piacere della sua relazione con Abramo.
Abramo, nello stesso modo noi dobbiamo insegnare alle persone di godere il piacere della relazione di Gesù con Gesù e non impazzire, perché il frutto nasce come un bambino nasce dal piacere coniugale, il frutto dello spirito nasce dal piacere spirituale, dalla gioia, dall'amore che abbiamo nella relazione con Gesù. Tanto grande è stato il piacere che c'è stato un cataclisma di un'unzione che è scesa su Mario. Ma lo recupereremo, a testa all'ingiù, quindi ogni tanto, essendo a testa all'ingiù, si rovescia tutto. Però noi dovremmo insegnare alle persone a godere la vostra relazione con la grazia. Ti insegna a godere un tempo di lode, a godere una passeggiata, a godere un momento di preghiera, a godere quello che stiamo facendo. Più ti godi il tuo rapporto libero e meraviglioso con Gesù, il frutto sarà una conseguenza. Sarà mise l'attenzione sulla relazione, non sul frutto. Mario. Amen, amen. Grazie, Walter. Senti, poi te la... quando Walter ed io parliamo, non ci può mai essere una fine, perché è come dire quante gocce ci sono nell'oceano. Quando tu tocchi la personalità di Cristo, l'amore di Cristo, la grazia di Cristo, ma non c'è nient'altro da parlare, tu puoi andare avanti, ogni parola della Bibbia contiene la grazia di Dio, ogni parola della Bibbia contiene la sua presenza, il suo sorriso, la sua misericordia. Senti cosa dice Romani 1, 3, dal 3 al 4, in funzione di oggi, riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide, secondo la carne, suo figlio, Gesù Cristo, versetto 1, Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato a essere apostolo, come? Non apostolo Paolo? Ci deve essere un errore qui, Walter. È un errore probabilmente di traduzione. Un errore di traduzione, dovrebbe essere... O forse di tradizione. Apostolo Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva in passato promesso per mezzo ai suoi profeti e sante scritture, riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide secondo la carne, ma dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dai morti. Ragazzi, qui ci sono io. Io sono figlio di Alberto Marchiò, secondo la carne, ma sono figlio di Dio attraverso la resurrezione di Gesù Cristo, io morto, crocifisso in Cristo, risorto con Cristo. 1 Pietro 1. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati. Questa qui è una parola bellissima che Walter... ha una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ragazzi, per un'eredità incorruttibile, incontaminata. Cosa vuol dire, Mario, incorruttibile in inglese? Conservata nel cielo per... Ragazzi, questo qui, Pietro sta cercando di dirci che nessuno può toccare la nostra eredità. La nostra rigenerazione, la nostra eredità, se tu sei un figlio, hai ricevuto un'eredità e questa eredità è incorruttibile, incontaminata, non appassisce ed è conservata nei cieli per voi. Perché? Perché ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Oggi noi celebriamo la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Oggi celebrate il fatto che Dio vi ha dato questa eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, conservata nei cieli per sempre. Amen. Amen. C'è una domanda prima che è passata, no? Ma se qualcuno si allontana dal Signore, allora io vorrei fermare un attimo prima di rispondere e fare una domanda. Chi ti dice, numero uno, che qualcuno si allontana dal Signore? Perché il fatto che una persona si possa allontanare temporaneamente, succede a tutti, da una comunità, non è equazione allontanarsi dal Signore. Anzi, ti dirò di più. In Luca 24, quei due che si allontanano dalla comunità di Gerusalemme, i quali non credevano che Gesù fosse risorto, quindi avevano un problema piuttosto serio, perché la fede nella risurrezione di Cristo, nella croce, è quella che ti dà la salvezza, la nuova nascita.
Quindi questi due non era il problema che si allontanavano dalla comunità, era un problema che non riuscivano a credere che Gesù fosse risorto. E al posto loro, noi avremmo detto, vedi, questi due fratelli si sono allontanati dal Signore. Numero uno, nessuno di noi sa quello che accade nel cuore di un altro. Allontanarsi da una comunità non vuol dire allontanarsi dal Signore, altrimenti stiamo credendo che la Chiesa salva. Da-dam. Poi però diciamo che la Chiesa non salva. Quindi numero uno, dobbiamo fare pace col cervello. Ovviamente non lo dico alla cara sorella, lo dico a chi mette in giro ste robe. Numero due, questi fratelli che si erano così tanto allontanati dal Signore furono raggiunti non da Pietro o da qualche altro apostolo, ma dal Signore stesso che iniziò a camminare con loro. Ecco perché il Salmo dice, se anche andassi agli estremi confini della terra e dicessi che le tenebre diventino luce e le luce diventi terra, anche là mi raggiungerebbe la tua mano. Mai giudicare chi si allontana da una comunità. Ci possono essere molti motivi interni alla comunità o personale, ma non vuol dire allontanarsi dal Signore. Anche perché se anche io provassi ad allontanarmi da Lui, Lui non si allontanerà mai da me perché l'ha giurato per se stesso. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Punto. Oh, Walter, sai una cosa interessante dei due sulla strada di Emmaus? Questa è un'altra delle famose domande, no? Che noi dobbiamo fare la volontà di Dio, se no Dio non... Cosa stavano facendo loro? Gesù ha detto, non vi allontanate da Gerusalemme. Loro cosa stavano facendo? Se ne stavano andando da Gerusalemme, in altre parole stavano disubbidendo Gesù. E Gesù quando li vede cosa fa? Tornate immediatamente a casa. No, ci va insieme. Disubbidisce alla sua stessa volontà perché ama loro più che ama la dottrina della sua ubbidienza. Sì che bisogna ubbidire Gesù, non fraintendetemi, non mi fate, non mettetemi parole alla bocca. È bello ubbidire tutto quanto, ma questi due che Gesù ha amato e che guarda caso quando finalmente lui ha alzato il pane e gli sono scivolate le maniche della tunica e loro hanno visto le cicatrici sui polsi nel momento in cui lui ha reso grazie, Eucaristia, hanno creduto, lui è sparito perché è andato via dal di fuori e è andato dentro. In quel momento, nel momento in cui hanno visto la crocifissione, è entrato dentro. Quello è il Dio che abbiamo noi, quello è il Dio che ti segue, non importa quanto tu sei disubbidiente, non importa quanto vai, sì che devi ubbidire, ubbidisci per la tua vita, ubbidisci per la tua felicità, ubbidisci per il tuo benessere, perché se dai retta a papà, papà ne sa più di te, quindi fai quello che ti dice lui, ma non lasciare che queste idiozie di religionismo ti convincono. Un'altra cosa, come fai a allontanarti da Gesù quando tu sei in Cristo? Esatto. Come fai a allontanarti da uno che è in te? Allontanati dalla tua spina dorsale. Allontanati dal tuo fegato, dal tuo pancreas, allontanati dai tuoi polmoni, allontanati dal tuo cuore. Non puoi, sono in te. Io in Cristo, Cristo in me, noi in Dio siamo un'unità. Se sei figlio e sei hai ricevuto la sua natura, sei in Cristo, non ti potrai mai allontanare da Cristo. Quello che puoi fare è puoi fare delle idiozie, peccare, ed è per quello che Gesù ti guarda e dice non lo fare più, dai che ti rovini la vita. Ma sì, guarda, proprio per quello che dicevi, pensate Paolo, che è talmente ligio verso i Corinzi nella seconda lettera di dire siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta, a Paolo il Signore rivela di non andare a Gerusalemme e Paolo dove va? Perché? Perché a volte lo zelo, l'amore per le cose che ami, a volte è più forte, lui amava troppo il suo popolo, lui dice io vorrei essere separato da Cristo, no? Ti ricordi sì. Mario in una lettera? Purché sì. Loro, no? Perché sì. Loro, romantici. Questo è l'amore, ma il Signore vede sempre il motivo del nostro cuore. Ricorda questo, Dio vedrà sempre il motivo, io non lo vedrò in te, il tuo pastore magari potrà non vederlo, ma il Signore vedrà sempre il motivo del tuo cuore. Mario, mentre parlavi mi è venuto in mente quel verso meraviglioso, se lo avete sottolineatelo, perché anche questo è una demolizione di tutto l'apparato assurdo creato. Romani 5,19 dice così, infatti come per la disubbidienza di un solo uomo, sottolineate la disubbidienza di un solo uomo, i molti sono stati resi
peccatori, quindi non solo per il peccato che noi abbiamo fatto, ma per il padre di tutti i peccati, così per l'ubbidienza di uno solo, di quanti? Di uno solo. L'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Ecco la croce. Amen. Ecco la... Amen. Ecco il fondamento di cui, quella pietra di cui tu parlavi, no Mario, prima? Amen, amen. Walter, hai visto quella domanda che hanno fatto? Ma allora cosa vuol dire? Non dobbiamo uccidere il vecchio uomo? E io vabbè, questo apre una scatola di uccidere suo nonno? Ma velocemente. Uccidere suo nonno? Velocemente voglio dire soltanto una cosa. Uscite dall'idea che dentro di voi, uscite dall'idea religionistica che siete schizofrenici. Non ci sono due persone dentro di voi, ce n'è una. Quello che c'è, ci sono vecchie abitudini, ci sono vecchie modi di fare, ci sono vecchie pensieri, vecchie modi di comportarsi, ma dentro di te c'è una persona sola, non hai bisogno di uccidere nessuno, è già stato ucciso sulla croce in Cristo, io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma vive Cristo che vive in me, Paolo dice ai Galati. E quindi non ci sono due persone in te, non c'è l'uomo vecchio e l'uomo buono. Quello che devi fare è devi metterti, vestirti dell'uomo nuovo. Perché se ti vesti dell'uomo vecchio, tutto quello che fai va a finire che si spacca tutto, perché l'uomo nuovo non si può vestire dell'uomo vecchio e va a finire che la tua vita va a catafascio, pur essendo uomo nuovo, perché non hai capito che devi cambiare il modo di pensare. Romani 12:2. Rinnovate la vostra mente, perché la vostra mente deve in qualche modo incominciare a vibrare con la stessa vibrazione del vostro cuore. Tu una volta, Walter, hai parlato del la perfetto, no? Che tutte le corde della chitarra devono essere... E mi è venuto in mente il diapason. Il diapason sono due sbarrette esattamente uguali in densità, in lunghezza, in volume. Quando tu ne colpisci una, attraverso la vibrazione dell'aria, l'altra incomincia a vibrare nella stessa, e quindi esce fuori questo la perfetto, questa nota perfetta. Ed è soltanto quando la tua mente e il tuo cuore è perfetto, e quando il tuo cuore incomincia a vibrare e fa vibrare la tua mente sulla stessa nota, allora sì che avrai una nota perfetta, allora sì che potrai cantare e potrai... Non abbiamo cantato buongiorno a questo giorno che... Allora sì che lo potrai cantare, perché tutto un tratto il tuo cuore, la tua mente vibra in funzione della perfezione che c'è nel tuo cuore. Ecco perché la Bibbia dice: come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Tutto nasce da ciò che crediamo. Ecco perché è così potente il credere, ed ecco perché noi siamo salvati addirittura, pensa, il miracolo della rigenerazione, della nuova nascita, della salvezza eterna, di un ferro che galleggia, avviene attraverso il semplice credere ciò che Cristo ha fatto per noi. È talmente potente il credere è molto più potente del fare. Invece le persone credono che il fare sia più potente del credere, ma è il credere che porta a fare. Quando tu cominci a credere ciò che è la verità, la tua mente, il tuo cuore inizierà ad accordarsi a quell'immagine che tu vedi. Mi viene sempre in mente quando Paolo dà un principio straordinario di questo in 2 Corinzi 3, quando dice: noi tutti a viso scoperto, senza più il velo, che era il velo che Mosè mise, il velo della luce, noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria, non il giudizio, la gloria. Signore, noi veniamo trasformati in quella stessa immagine. Ascoltami, l'immagine del Dio che adori sarà l'immagine in cui uno spirito ti trasformerà. Se tu adori un Dio di grazia, piano piano in te comincerai a vedere il frutto della grazia manifestarsi. Ma se tu adori l'immagine di un Dio
arrabbiato, adirato, sarà quella piano piano l'immagine. Ecco perché noi siamo stati creati nella sua immagine e nella sua somiglianza, e poi dice: veniamo trasformati in quella stessa immagine, nell'immagine del Dio che adoriamo, secondo l'azione dello Spirito che è il Signore. Ti ricordi, Walter, la storia nel Vecchio Testamento, quando Giacobbe voleva far riprodurre le pecore? Cosa gli ha messo davanti? Gli ha messo davanti qualcosa da contemplare, perché quello che contemplavano gli avrebbe cambiato la natura. E piano piano tutte le pecore nuove che nascevano in funzione di quello che contemplavano, quelle verghe solide, eccetera, eccetera. Lo sai, credo sia Genesi 29. Lo sai, Mario, quello lì è stato per tanti anni, no? Qualcosa su cui sentivo che il Signore mi chiamava a meditare. E anch'io ho sempre visto questo. Fino all'anno scorso, un giorno ero in camera, e mi ricordo, ero lì che, sai quando ti godi, non pregavo nemmeno, mi godevo la presenza di Dio e sento nel mio cuore, Walter, prende di nuovo Genesi 29, e ho detto no, nel nome di Gesù, no, sono 23 anni che prendo Genesi 29, no. Insomma, alla fine ho preso Genesi 29, Mario, come l'ho aperto, in un lampo, sai quando vedi tutta la Bibbia concordare in un lampo, la parola di sapienza, no? Mi è venuto subito quando Gesù dice: se hanno trattato così il legno verde, che cosa ne sarà del legno secco? Ti ricordi? Sì. E Giacobbe prese dei rami di pioppo di mandorlo verdi e la Bibbia dice li scortecciò. E poi mise i rami scortecciati e striati nell'acqua dei trogoli dove le pecore in calore andavano a abbeverarsi. L'acqua è la parola di Dio. Questa parola striature si ritrova in Isaia 53, quando è scritto per le sue lividure o piaghe, ma la parola ebraica è chaburach. Chaburach sono le striature del flagello sul dorso di Cristo. Quella era una figura del legno verde, Cristo, colpita con le chaburach, messa nell'acqua. Quando tu, nella parola di Dio, dentro la parola di Dio, vedi Cristo che è stato flagellato per te, ciò che è accaduto a lui viene su di te come quelle striature venivano sul mantello, e c'è un trasferimento, c'è una comunione, c'è lo scambio della croce, la guarigione a quel principio lì. Per le sue lividure, quello che è accaduto a lui viene sulla nostra vita, perché lui è il legno verde. Amen, amen. È tutta la Bibbia, dall'inizio, da Genesi 1 fino all'Apocalisse 21, tutta la Bibbia, 22, tutta la Bibbia completamente, tutta parla del sacrificio di Cristo. C'è un filo rosso che attraversa dall'inizio alla fine, dall'arca di Noè al cesto di Mosè, all'albero della vita, al sacrificio di Abele, ai sandali di Abramo. Tutto quanto è legato dal filo dell'amore di Dio, che ti cerca sempre di portarti ai piedi di quella croce, di guardare quel serpente chiamato Neushatan, e così che guardando quel serpente tu possa essere guarito una volta per sempre. È così. E tra l'altro quel filo rosso che Rahab, lo sentivo nella tua diretta l'altra mattina, mise fuori dalla finestra, uno dei due significati, oltre scarlatto, vuol dire anche in ebraico speranza. Da-da! Perché la speranza è nel sangue di Gesù. Amen, 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 amen. E tu pensa, quando Gerico è cominciato a crollare, che Rahab era in casa sua, non doveva uscire. Doveva rimanere lì fino al momento in cui tutto era crollato, si sarebbe fermato, quindi la speranza. Ti immagini il nonnetto di dietro che diceva: Rahab, qui sta cascando tutto, andiamocene. No, zitto, anche perché lei aveva proprio la casa addossata alle mura che stavano crollando, tra l'altro. Che stavano crollando, tutto quanto ti sta crollando addosso, intorno, e tu devi rimanere fedele a quel pezzettino, a quella cordicella di filo rosso che è attaccato fuori dalla finestra. Quando tu dici che dai la tua vita al Signore, amore mio, sì e no, non sei tanto tu che dai la tua vita a Lui, quanto Lui che dà la sua vita a te. È su quello che tu basi la tua speranza. È proprio così. Che meraviglia, che bello. Che bello, io sono certo, non lo so, non vi sento, ma è come se Paolo dice assente col corpo ma presente con lo spirito. Io sento che il vostro cuore si è ravvivato, si è sollevato, si è riempito di entusiasmo
La parola entusiasmo vuol dire essere proprio pieni di Dio. Questo per farvi vedere che la Bibbia non ci è stata data come un manuale solo. Certo, ci sono dei principi di comportamento che sono assolutamente importanti, sono assolutamente funzionali e funzionanti, ma principalmente, io dico sempre, la Bibbia è un album di famiglia. Quando è nato Samuele, io avevo le foto di Samuele infilate dappertutto. Il malcapitato che veniva a casa si ritrovava le foto di Samuele, guarda qui è quando ha fatto un po' la vita. E sai quando ti invitano e ti fanno vedere tutti i filmini, ora non ci sono più. Ricordo quando vivevo in Africa, avevamo quelle cineprese con i filmini, con le piste, ti ricordi, no? E a sperare i disgraziati a guardare tutte le... Ecco, quando un padre ama suo figlio e scrive e ti invita a casa sua, ti fa vedere dappertutto suo figlio. Sì. La Bibbia principalmente è un album di famiglia dove nell'acqua tu puoi vedere in ogni pagina un padre che continuamente ti dice: non guardare a te stesso, guarda mio figlio, non guardare a te stesso, guarda mio figlio. Lo sai quel passo nella lettera agli ebrei, che è una ripresa chiaramente del Vecchio Testamento, dove è scritto: tu non hai voluto né sacrificio né offerta per il peccato, ma un corpo mi hai dato. Perciò io ho detto, nel libro sta scritto, io vengo, oh Dio, per fare la tua volontà. Lo sai, nel testo originale c'è una, manca una virgola che è stata messa, perché nella traduzione italiana, non so in quella inglese è scritto, di me sta scritto nel libro, virgola, io vengo. Invece nel greco non c'è, è tutto attaccato, nel libro io vengo. Quando tu apri la scrittura, Cristo viene a te. Quando tu... Cristo, lui viene verso di te nel libro, nella scrittura. Amen, amen. Gloria a Dio, ci sarebbe altre tre ore da andare avanti, ma io sto annusando l'agnello che mia moglie sta cucinando con rosmarino, aglio, eccetera, eccetera, per cui sento che lo Spirito di Dio mi dice che è ora di andare a mangiare. Mario, finisci tu in preghiera, vogliamo davvero ringraziare il Signore. Magari non saremo riusciti a soddisfare tutte le domande, ma a volte bastano piccoli punti su cui poi voi potete, con lo Spirito Santo, continuare a cercare la grazia e Gesù in tutti gli altri punti della Scrittura. Amen. Amen. Abba, papà, grazie, 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 grazie che un giorno hai deciso che nella tua morte, nella tua sepoltura, nella tua risurrezione avresti incluso tutti quelli che avessero creduto in questo miracolo. E grazie per quello, papà. Grazie che non ci hai dato un libro di istruzioni da seguire o di comandamenti da ubbidire, ma ci hai dato un uomo a cui appartenere. E una volta che siamo nel Figlio, saremo nel Figlio per sempre. Perché la sua identità entra dentro di noi e ci fa diventare nuove creature. Grazie per questo miracoloso, per questo miracolo, papà. Grazie per questa cosa meravigliosa che hai fatto, che hai studiato e che hai fatto. Grazie, papà. Ti ringrazio per ogni persona che sta guardando questo video. Ti ringrazio per la tua presenza nelle loro vite. Benedicili nel nome di Gesù. Benedici Walter e Barbara. E le nostre famiglie, e papà, aiuta l'Italia e il Sudafrica, ti prego. Amen. 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 Ancora buona Pasqua e ci rivediamo la prossima volta per ancora una cascata di grazia da parte del Signore. Amen. Ciao Mario. Ciao, un abbraccione. Ciao ragazzi. Ciao.